Ciao a tutti e ben ritornati in un nuovo video di Parassiti a Cattoni. In questo video vi porto la variante del gift card to friend. Questa qua, raga, vi posso assicurare che funziona al 100%. Dopo le insistenti pressioni di The Fire l'ho portato. E ringrazio Dario che ci ha aiutato anche nel fare l'audioclip. E passiamo subito con i requisiti. Chi vi passa l'auto deve avere lo stesso bunker, mi raccomando, è importantissimo. Voi che ricevete l'auto, importantissimo che andiate prima in una sessione pubblica e poi da lì vi unite al vostro amico in sessione inviti o da amici. Logicamente consigliamo quella ad inviti. Voi che ricevete l'auto, il veicolo, dovete avere il centro operativo mobile con lo slot numero 3 deposito veicolo personale e al suo interno vi dovete mettere un faggio. Qui sto facendo vedere che lo stiamo facendo a bunker di campagna, in questo caso era il mio bunker che avevo. Dopo che abbiamo fatto i preparativi, abbiamo messo un faggio nel nostro centro operativo mobile con lo slot numero 3 deposito veicolo personale, il nostro amico creerà una sessione a solo inviti. Noi, se siamo inviti, andiamo prima in una pubblica, poi dalla pubblica ci uniamo a lui. Qui stavo aspettando che mi arrivava l'invito per unirmi nella sua sessione. Vi sto facendo vedere che sono in sessione pubblica. Fate questo passaggio e vedrete che vi funzionerà al 100%, che praticamente quando farete lo step dell'attività che vostro amico esce, vedrete che non andrete mai in cielo. Quindi fatelo e sarete a posto. Poi, una volta che avete fatto una macchina, potete ritornare nella stessa sessione. Una volta, se vi ricevete più macchine, fate trovare una nuova sessione. Poi, tramite il party oppure tramite un invito del giochiamo insieme, vi unite di nuovo al vostro amico. Appena siamo arrivati in sessione, qui stavo aspettando gli altri che arrivavano perché mancava un nostro amico. Per fare glitch bisogna essere in 3, purtroppo a 2 non va. Appena saranno arrivati i vostri amici, li inviterete nel vostro bunker. L'altro amico che vi dà una mano non ha importanza se ha il vostro stesso bunker o no. L'importante è che chi vi passa la macchina abbia il vostro stesso bunker. Una volta che l'abbiamo invitato nel nostro bunker, dovremo andare nel nostro centro operativo mobile e tirare fuori il faggio che abbiamo al suo interno. Una volta che siamo usciti con il faggio, facciamo salire l'amico che ci dà una mano, non quello che ci passa la macchina, quello che anche se non ha il nostro bunker non importa, lo facciamo salire sul faggio. Una volta che sarà, quando lo trova sale, a posto, l'ha trovato. Una volta che sarà salito sul faggio, dovrà andare sul tasto opzioni e dovrà andare sul PlayStation Store e restare fermo dove si comprano le shark card. L'altro amico che ha lo stesso bunker, in questo caso mi sta aiutando a con il caddy, quindi dovete avere anche il caddy. Mi sono dimenticato di dirvi questa cosa, bisogna avere anche i caddy. C'è un piccolo trucchetto grazie al nostro amico, che non posso fare il nome. Praticamente, per non farvi mai sbaggare quando premete la freccetta, dovete aspettare che lui vi dia una spinta e poi, dopo che ha iniziato la spinta, premete freccetta. Questo è il passaggio che fa il vostro amico che vi è seduto dietro al faggio. Tasto opzioni, va sulle shark card e resta lì tutto il tempo finché non dite voi di sbaggarsi. Guardate con attenzione, il mio amico mi spinge, dopo che mi ha spinto un pochettino premo freccetta destra. Facendo così siate sicuri che non vi sbaggerete più con la visuale. Intanto però provate sempre a muovere R3 con la visuale, vedete se vi sbaggate o meno, ma facendo così, credetemi, siete sempre buggati. Appena che vi avrà spinto più lontano possibile, il vostro amico che era sul caddy dovrà andare in una qualsiasi missione, un lavoro da titano, qualsiasi cosa, deve andare nella missione. Quando avrà
caricato la missione dovrà restare nella lobby di gioco, voi tramite il party vi unirete a lui, andrete su partecipa a sessione e aspetteremo qui nella schermata nera. Il nostro amico dovrà uscire dalla lobby di gioco appena sarà spawnato nel bunker. A quel punto potremmo premere X per accettare la prima schermata, riceveremo un'altra schermata nera che la sessione non esiste più, la confermeremo con X. A questo punto scenderemo dal faggio e dovremo aspettare che il nostro amico ci porti l'auto nel bunker, praticamente dovrà pagare l'auto. Adesso vi farò vedere i passaggi che fa l'amico. Per prima cosa mettetevi un RPG già in mano, poi con l'RPG in mano entrate nella macchina. Fatelo questa cosa perché avete qualche millisecondo in più per suicidarvi. Faremo come nel vecchio glitch, il nostro amico entra in macchina, col touchpad aperto ci avviciniamo al bunker, cerchio, triangolo, spareremo ai piedi, appena sarà partito il missile, tasto opzioni, andremo poi sull'opzione PlayStation Store e resteremo in questa schermata, cioè il vostro amico resterà in questa schermata finché non avrete preso l'auto. Che succede? Mentre l'altro amico che era con lui all'interno della macchina, qui ho fatto il taglio, era ancora con me dentro nel bunker, devo tagliare un pochettino. Comunque, quando il vostro amico si sarà buggato con l'altro, i vostri amici saranno buggati e entrerà nel bunker, per voi sarà invisibile, ma vedete solo a un certo punto comparire l'auto. A questo punto non vi resta che entrare nell'auto e sarete teletrasportati nel vostro centro operativo mobile. Il glitch è molto semplice, molto facile, non ha grandi difficoltà, lo possono fare tutti avendo requisiti. Vi ricordo di uscire e rientrare dal centro operativo mobile in modo in cui siete sicuri che l'auto venga salvata. Nel videoclip abbiamo usato solo una deluxe per farvi vedere che il glitch funziona, perché se lo potete usare come money glitch potete anche usare le retro custom. Se vi danno una retro custom vi consiglio di farvela dare o con la targa in bianco o con la targa alfanumerica, in modo in cui che potete cambiarla. Inoltre, mentre gira ancora un po' il gameplay, vi ricordo che stiamo buttando fuori degli account glitchati a pochissimo prezzo. Abbiamo anche alcuni account moddati, ma logicamente sono un po' molto molto più cari. E con questo glitch è tutto, raga. Un abbraccio a tutti e ci sentiamo nel prossimo video. E fate bravi, alla prossima. Ciao!